E ora parliamo di un sistema di rilevazione dei parametri fisici in tempo reale dei piloti automobilistici per avere migliori risultati in gara. Un progetto dell'Università Telematica San Raffaele di Roma che ci spiega Andrea Marini. Una serie di sensori sotto la tuta per misurare respirazione, dati cardiaci e di sudorazione, ma pure la pressione esercitata dalle mani sul volante dai piloti impegnati in gare automobilistiche e trasformare il tutto in dati. Così anche per le formule minori è stata messa a punto da un consorzio di università italiane, tra cui la Telematica San Raffaele di Roma, un'analisi dei rilevamenti destinata a programmare una preparazione fisica personalizzata al fine di migliorare l'interazione uomo-macchina in specifiche situazioni di stress da gara. L'idea è venuta appunto dalla mia esperienza in pista, in qualità di pilota, perché si dava tutto molto al caso. Una realtà che in Formula 1 è studiata da anni presso un laboratorio specializzato in Toscana, che è arrivato a comprendere, oltre i dispendi energetici, anche le reazioni del cervello dei singoli piloti della massima serie. Esperimenti importanti che possono consentire di mettere a punto strategie di allenamento fisico personalizzate, ma pure controllare l'alimentazione per equilibrare alla vigilia di una gara gli apporti energetici necessari ad ogni singolo pilota.